Ciao, sono Daniele Biondi e sono il direttore dello stabilimento Nestlé Buitoni di Benevento e vi parlo dal cuore del territorio della pizza, la Campania. Oggi abbiamo la grande opportunità di farvi vedere la nostra fabbrica, come produciamo le nostre splendide pizze e raccontarvi anche un po' della nostra storia. Lo stabilimento di Benevento è uno stabilimento storico in questo territorio. Nestlé comincia le sue attività nel 1993. Nel 1996 abbiamo l'installazione della prima linea di pizza e progressivamente questo prodotto è diventato sempre più strategico nel portafoglio di Nestlé, per cui nel 2017 c'è l'importante decisione di trasformare la fabbrica in un hub internazionale che produce solo pizza. Lo stabilimento si estende per circa 15.000 metri quadri, ci sono tre grandi linee, 250 persone e produciamo 17.000 tonnellate all'anno, che equivalgono all'incirca 50 milioni di pizze. Ben la metà di queste pizze va all'export, principalmente mercato tedesco, francese e spagnolo. Siete curiosi di sapere come si produce una pizza in questo stabilimento? Bene, è un processo che non è molto diverso da quello di una pizzeria tradizionale. C'è una fase dove viene preparato un impasto, questo impasto viene fatto fermentare fino a 22 ore. L'impasto poi viene suddiviso in palline, quelle classiche palline che spesso avete visto in pizzeria. Le palline vengono trasportate, schiacciate, pressate, in modo tale da dare all'impasto la dimensione di una pizza. Il prodotto viene infornato, cotto e successivamente depositiamo gli ingredienti che caratterizzano la pizza stessa. E quindi abbiamo la margherita, pizza prosciutto e funghi, tutto il nostro portafoglio. Successivamente il prodotto viene surgelato e poi confezionato. Ciao, sono Vene Serena, sono la responsabile assicurazione qualità dello stabilimento di Benevento, dove produciamo la pizza Buitoni. Daniele vi ha appena raccontato la storia di questo stabilimento e il processo produttivo della pizza. Con me vedrete l'importanza e la sicurezza alimentare del prodotto. La qualità e la sicurezza alimentare sono per Nestlé dei valori imprescindibili che ogni giorno ci impegniamo a rispettare. Per ogni tipologia di pizza effettuiamo più di 500 controlli quotidiani sull'intera filiera produttiva, dalle analisi sulle materie prime, ai controlli di processo in produzione, fino alle analisi microbiologiche di liberazione sul prodotto finito. Per mantenere uno standard qualitativo elevato, stabiliamo con i nostri fornitori dei rapporti di collaborazione proficua, al fine di garantire che tutte le materie prime in arrivo siano conformi ai livelli di sicurezza alimentare desiderati. Lungo la linea produttiva, attraverso ogni fase del processo, le nostre persone con le più moderne tecnologie assicurano la qualità del nostro prodotto in lavorazione. Il connubio tra innovazione e competenza ci consentono così di garantire un prodotto eccellente. Per apprezzarne tutte le caratteristiche sensoriali, vi consiglio di farla rinvenire qualche minuto a temperatura ambiente e cuocerla poi in forno molto caldo. Vorrei anche sottolineare il fatto che in questo stabilimento, come in tutta la Nestlé, non pensiamo solamente a produrre, ma pensiamo a farlo anche in un modo sostenibile dal punto di vista ambientale. Questa fabbrica da diversi anni è ormai cosiddetta zero waste. Cosa vuol dire? Che tutto il nostro scarto viene o riciclato o riutilizzato o comunque destinato a un altro uso. Niente va in discarica. Inoltre abbiamo un impegno molto importante che è quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 30% entro il 2030 e del 50% entro il 2050, in linea con quello che è l'impegno del gruppo Nestlé nel mondo. Ed ora, dopo avervi descritto la nostra storia e il nostro processo produttivo, spero proprio di avervi convinto ad assaggiare le nostre fantastiche pizze.